Partita del cazzo, partita noiosa, partita che fa capire, penso, un po' a tutti quanto Juric sia veramente un testa di cazzo, sia un bambino, perché adesso non so, è al netto del fatto che magari io nella mia clamorosa ignoranza, può essere, adesso a parte gli scherzi, che a me non pare, ma che Radonjić in realtà non è stato convocato, perché, ripeto, non ho guardato le panchine, ma so che alla fine l'aveva convocato, che è un paradosso. Quindi, con Radonjić convocato, che non ha problemi fisici, che cazzo non lo fa entrare? Che cazzo non lo fa entrare? Adesso non ci vorrei stoppare il video, guardare. Io so che la notizia era che Radonjić l'ha convocato. Poi, se non l'ha convocato, ragazzi, non so che cazzo dirvi. Questa, la polemica sta nel fatto che non è stato convocato non per problemi fisici, ma perché Juric rimane un bambino. Ecco, cioè, a prescindere, Juric rimane un bambino del cazzo, perché se non l'ha convocato, anche se non l'avesse convocato, la doveva convocare a far giocare in una partita che serviva a spezzare. Che serviva a spezzare e solo Radic poteva farlo. Solo Radic poteva farlo. Io anche Tamez magari l'avrei messo prima, eh. Anche Tamez magari l'avrei messo prima. Ma sì, al posto, forse addirittura al posto di Rice, Tamez, anche un giocatore da far giocare. Cioè, i giocatori. Ma allora, io mi dico una cosa, allora. Io non sono un allenatore di calcio di Serie A. Sono uno che, come direbbe il Depaz, se ne sta sul divano a guardare le partite, no? Ecco. Però, cioè, prima cosa, vabbè, io allenavo, lasciamo stare a questo punto. Il fatto che Tamez sia un giocatore molto utile alla causa, e anche Radonjić, è evidente agli occhi di chiunque, un minimo segue il calcio. Poi su Tamez non voglio fare una polemica pazzesca. Su Radonjić sì, una partita noiosa, una partita in cui stranamente, cioè stranamente, comunque è stato un bug rispetto a qualcosa che era un po' anche inaspettato a livello di, non tanto forse di atteggiamento, sì, un po' di atteggiamento, perché comunque il Toro forse veniva troppo rinfrancato dal 3-0 con Napoli, quanto di, neanche di precisione, quanto di conquista degli spazi contro un Genoa che forse era anche ben messo in campo e che, devo dire la verità, ha potuto disporre di un buon Messias, di un buon Gudmundsson, che comunque mi è piaciuto molto, non in fase offensiva dove né l'una né l'altra squadra hanno fatto un cazzo, una partita veramente, ripeto, noiosa di merda. Cioè, se l'avessi, penso che una persona che abbia detto mi guardo una partita tifo Empoli, mi guardo Torino-Genoa, abbia lanciato poi contro un muro i bicchieri pieni di Sambuca. Dopo essersi ubriacato per divertirsi un po', quantomeno un minimo, perché è una partita veramente noiosa, veramente, veramente brutta, una partita veramente brutta. Però appunto il Genoa, che devo dire, nelle figure di alcuni giocatori, anche Malinowski, cioè una squadra Genoa che non esalta assolutamente, anche perché tipo ci mette un punto di classifica, però in qualche modo forse riesce a chiudere bene gli spazi. Allora, Bellanova, io ce l'ho veramente un po' con Bellanova, perché a me veramente sta cominciando a dare molto fastidio, o comunque un po' più che un po', questo giocatore. Allora, Bellanova è un giocatore che ha assolutamente più potenziale di Vojvoda, di Lazaro, è un giocatore che ha delle caratteristiche, delle qualità, delle skills che, porca troia, non sono veramente affatto male. Ha queste gambone lunghe, ha questa anche buona capacità, diciamo, di portare palla, ha molto atletismo, dinamismo. Secondo me tiene un briciolo troppo palo, dovrebbe darla prima, ma questo lo lasciamo stare. Però tu non puoi, Bellanova, ma questa è una problematica, è una cosa che devono risolvere sia Bellanova che chi sta in mezzo a questa fottutare. Non puoi, Bellanova, essere, ok, bravo, più che crearti lo spazio sei bravo perché corre, vai sul fondo, comunque riesci, i palloni in mezzo li riesci a mettere, li riesci a mettere, diciamo al 50% dei casi, comunque li metti, no, li metti, Però io dico una cosa, ma su tutti i palloni che noi crossiamo, può essere che soltanto Ilic è l'unico, quando fai cross, magari anche da fermo, che riesce a imbeccare la testa di qualcuno? Cioè, voi ditemi, tutti, oggi mi ha fatto un po' di meno di cross, però su tutti i cross che Bellanova, bravo lui, riesce a fare, possibile che non si, cioè, non si riescono a coordinare il crossatore, quindi Bellanova, perché sto parlando di Bellanova, e chi sta in mezzo?
quantomeno per imbeccare la palla di testa, d'ascella, di ano. Cioè, no, la pigliano sempre le difese avversarie. Quindi, o veramente tutte le difese avversarie, per quanto riguarda i cross, si studiano il Torino solo su quello e riescono sempre a prendere la palla, se no a livello anche di statistica non è possibile. Allora, è più facile un cross in mezzo se è preso il difensore che degli attaccanti? Forse sì, però non è possibile che veramente. Comunque, allora, Bellanova anche stavolta avrà fatto 5 cross li ha fatti in mezzo. Bellanova, 5 cross li ha fatti in mezzo. 0. 0 su 5 o su 6. 0. Le sue partite anche. Bellanova ha anche rotto il cazzo. Poi, il dribbling in realtà non è vero che ce l'ho sbagliato. Bellanova è un giocatore strano che mi fa incazzare perché è forte. Però non lo è abbastanza. A me, quando una cosa è buona e ti fa pensare, ok, dai, ok, però poi non arriva all'essere efficace, mi dà più fastidio con un giocatore palesemente scarso, per il quale dico, vabbè. E così è boh, cioè io da Lazaro non mi aspetto chissà cosa, anzi in realtà qualcosina in più sì, però ok, perché non è che Lazaro ti prende palla da Vojvoda, gioca in senso diverso, anche per quanto riguarda altri ruoli, ma Bellanova mi ha rotto il cazzo, perché ha un potenziale a mio avviso molto alto, o comunque alto, ha un potenziale alto e lo sfrutta al 40%, poi è troppo caotico. Basta, Bellanova mi ha rotto il cazzo. Vlasic è anche lui male, ragazzi. Mi ha fatto un punto. A me, come sapete, il punto mi sta sul cazzo. Lo so che Mister Punto d'Oro starà godendo e starà venendo sui muri. Però, veramente, a me il punto è sul cazzo. Veramente, una partita per la quale non mi, cioè, non ho neanche un moto di rabbia così grande perché non lo so. C'è cioè, l'atteggiamento, cioè, non so, sono sincero, quanto il fatto che sia stata una partita di merda sia stato dovuto al mancato atteggiamento giusto del Toro e quanto alla capacità del Genoa di chiudere gli spazi. Perché, non lo so, sicuramente c'è stato anche un atteggiamento che, ripeto, è stato troppo rinfrancato dalla vittoria col Napoli. Adesso voglio vedere se qualcuno dirà che è un buon pareggio quello a Genova. Comunque, il punto è questo, a me interessa solo fine campionato, cioè a me interessa la classifica finale. Se questo pareggio ci porterà poi ad arrivare in Europa, ok, sti cazzi, perché comunque anche altre squadre hanno fatto fatica contro lo Genoa. Diciamo che guardate, allora facciamo una cosa, a sto giro sono, non dico buono, ma non troppo cattivo. Non dirò mai e non dico che mi va bene il punto perché non mi va bene, però laddove compendiato questo punto da altri punti, nelle prossime partite, altri 3 punti che ci portano ad arrivare a qualche cosa, allora ok, certo, era casualmente, non lo so ragazzi, cioè adesso non lo so, però casualmente questa sarebbe stata una vittoria, cioè proiettato abbastanza in avanti, però. Tanto cioè, avessimo vinto qua e perso le prossime 5, è meglio pareggiare qua e vincere le prossime 3 su 5. Cioè, nel senso, non lo so, non riesco a attaccarmi più di tanto oggi a qualcosa in particolare. Non ci sono state decisioni arbitrali, non c'è stato nulla di che. Una partita semplicemente noiosa, bloccata, con due squadre che sono state comunque abbastanza migliori. Diciamo che nessuna delle due squadre, nemmeno Genoa, voleva poi prendersi o strappare queste vittorie. Quindi ripeto, a me non va affatto bene questo punto, però boh, la live misteriosa, mister, che poi misteriosa nel senso che non voglio mettere il titolo per motivi che poi capirete, non sarà al Torcas questo lunedì, ma sarà giovedì. Però attenzione perché lunedì puntata con un parterre pazzesco, ci saranno tantissimi ospiti, saremo in tantissimi e parleremo fondamentalmente come piace a voi, ok? Questa volta parleremo del Tor, ma non solo. No, ma non solo, parleremo anche di altri argomenti inerenti, cioè nel senso, parleremo anche della Superlega, dai. Saremo in tanti, quindi mi raccomando, seguite il Torocast. E comunque sempre forza Toro!